A tutti una buonasera, a tutti una buonasera amici telespettatori di Canale 3 Toscana e ben ritrovati in questo appuntamento particolare. Oggi siamo a Rapolano Terme, Terme antica Querciolaia, giornata importante per la presentazione della nuova vasca. Oggi andremo a vedere quelli che sono stati anche gli sviluppi e la storia di questo meraviglioso locale negli anni con l'evoluzione delle piscine, l'ampliamento anche del terreno. Oggi siamo arrivati a un giorno cruciale. Dietro di me la piscina che proprio oggi sarà inaugurata, insieme a me il presidente delle Terme Antica Querciolaia, Ivo Coppola, che innanzitutto ringrazio e saluto. Buonasera presidente. Grazie, grazie a voi, buonasera. 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 Allora, oggi è una giornata importante perché qui questo terreno, questa parte di terreno è stata arricchita con lo sfondo qui alle nostre spalle. Sì, abbiamo realizzato nel giro di pochissimo tempo, da metà gennaio a metà marzo nemmeno, questo bell'intervento programmato nel piano industriale votato all'Assemblea dei Soci l'anno scorso. Quindi abbiamo realizzato, diciamo, il piano industriale di Terme in un solo anno e questo per noi è una grande soddisfazione. Questa è la nuova vasca che arricchirà e che sta già arricchendo da qualche giorno il nostro parco termale. È la decima vasca, quindi inizia a essere veramente un parco termale forse più grande della Toscana, e abbiamo raggiunto i 40.000 metri quadri di parco verde, quindi abbiamo aggiunto altri 4.000 metri al parco già esistente. Quindi questa vasca ha una superficie di acqua di circa 250 metri quadri, una bellissima cascata, grandi sedute e tutta una zona relax, come potete vedere a sfioro, tipo una spiaggia. E quindi è un punto di veramente relax e riposo con un'acqua da temperature medie. Ecco, perché diciamolo, perché qui ci sono varie temperature e questa è proprio una caratteristica di Rapolano Terme, no? Dare e proporre anche acque e temperature differenti. Sì, infatti attraverso l'uso differenziato dei nostri pozzi riusciamo a modulare anche e a diversificare la temperatura dell'acqua nelle varie piscine. Andiamo dai 37 gradi ai 24-25 che ci saranno in questa vasca, quindi sarà una vasca abbinata al comparto estivo di tutta la struttura e quindi arricchirà molto il periodo di fruizione primaverile e estivo di tutte le nostre terme. Ovviamente i 40.000 metri di parco garantiscono comunque il relax e il benessere, perché anche se è aumentata la possibilità di accesso e di persone che possono stare qui tutte insieme, considerate che gli ombrelloni comunque che noi abbiamo inserito sono tutti distanziati di almeno 4 metri l'uno dall'altro e quindi comunque è garantito un relax e una privacy importante e di alto livello. Per noi è un elemento questo di completamento finale di tutto il parco, perché abbiamo raggiunto la saturazione di tutti i terreni di proprietà dell'azienda e quindi attraverso questo speriamo di dare un impulso ancora più forte di crescita a tutto il territorio, sia del comune di Rapolano ma anche dei comuni limitrofi, che ovviamente beneficiano della presenza di questa azienda nel territorio. Chiaramente, chiaramente. Allora, per far capire un po' dove siamo nella parte, diciamo, moderna delle Terme Antica Querciolaia. Alla nostra sinistra c'è la parte antica che, insomma, da sempre rappresenta questo locale. Di qua invece tutte le terme che sono state fatte negli anni dal 2010 ad oggi, esatto. E qui questo punto, diciamo, è ancora, vedete, dietro di noi un pochettino vuoto, quindi sarà arricchito, un po' scarno, sarà arricchito nel futuro? Sì, certo, oggi abbiamo puntato ad aprire per far fruire la nuova vasca e il nuovo parco, diciamo, metri quadri di parco a tutti i nostri visitatori. Sicuramente nel tempo dobbiamo arricchirla con del verde, con delle alberature
e con un'illuminazione più idonea di quella che abbiamo ora, che è provvisoria, non quella della vasca ma quella esterna. Quindi ancora, diciamo, i lavori di rifinitura sono in corso, ma il parco e la piscina sono totalmente fruibili e utilizzabili. Totalmente fruibili e utilizzabili. Quindi ringraziamo chiaramente il presidente per la presentazione. Dopo faremo il giro anche con il direttore generale Alessandro Fabbrini. Nel frattempo ci godiamo la serata, e se la goda anche lei, presidente. Grazie mille. Grazie a voi, mille. Buona serata. Abbiamo parlato con il presidente, che ci ha presentato quello che è il fiore all'occhiello di questa serata, ma per le Terme Antica Verciolaia in realtà c'è un bel lavoro intorno che state svolgendo e che, insomma, vi sta fruttando particolarmente tempo e lavoro. Ecco, con lei, direttore, vorrei approfondire questo. Quali sono gli altri progetti che sta facendo in questo momento l'azienda, che stanno facendo le Terme Antica Verciolaia? Ma sì, il nostro è un percorso che ormai dura da 20 anni. Ricordo i primi investimenti dal 2025 in poi. Come vedete anche qua dietro, questo parco piscine prima non c'era. Abbiamo lavorato tantissimo anche negli anni duri del Covid e abbiamo continuato ad investire. Oggi è un po' la chiusura del cerchio, anche perché abbiamo finito i nostri possedimenti, diciamo così, quindi abbiamo riempito tutto quello che potevamo fare. Questa è l'ultima piscina, l'ultima nata, e si accompagna a tutti gli altri investimenti che dicevo prima ed anche a quello che sarà prossimo, perché speriamo di aprirlo alla fine di giugno di questo mese, primi di luglio, e cioè la nascita di 12 appartamenti che saranno a disposizione dei nostri ospiti e che andranno a completare l'offerta della ricettività che non abbiamo mai avuto. Per noi è una novità, è una cosa, una scommessa nuova, è una scommessa anche questa impegnativa, e credo che però stiamo completando un'offerta assolutamente di primissimo livello sia in Toscana ma oggi anche in Italia. Ecco, ha parlato appunto di questi 12 appartamenti che sono immediatamente qui fuori dalle piscine, diciamo, più antiche, quelle che ci sono sempre state. Come stanno andando i lavori e quando è che potrà iniziare la Terme Antica Verciolaia ad ospitare veramente i turisti, i cittadini e chiunque sia? Sì, noi siamo pronti quasi sicuramente dalla fine di giugno, però non mi sbilancio, perché quando si fanno questi investimenti, come si sa, si comincia in un modo e poi si finisce sempre in un altro. Quindi i lavori si sono allungati, ma abbiamo di fatto rinnovato in toto questi appartamenti, sono totalmente nuovi, quindi hanno richiesto più tempo di quello che prevedevamo. Ma crediamo a fine giugno di riuscire ad aprirli e cominciare anche questa stagione. Abbiamo intanto preparato tutto il resto, dai programmi di prenotazione alla formazione del personale, perché anche per il personale è una cosa ovviamente nuova, perché non avendo mai avuto strutture ricettive, anche per loro è una cosa nuova, quindi abbiamo formazione, abbiamo preparazione. Devo dire che il nostro personale da sempre è il motore del successo delle Terme Antica Verciolaia, che ci tengo sempre a ricordare, ormai è dal 2003 che hanno sempre bilanci in ordine, continuando comunque ad investire, e questo è un gran vanto per noi. Ecco, allora adesso io con lei, direttore, mi vorrei spostare dall'altra parte, facendo vedere appunto il territorio che è stato arricchito. Spostiamoci sul verde, sui nostri giardini.
Allora direttore, eccoci, ci siamo spostati proprio qui sul verde delle Terme Antiche Quercioraie, dietro di noi una delle piscine ultime che era stata fatta negli anni successivi, quindi ecco, spieghiamo come si è evoluto negli anni questo territorio partendo dalle piscine che ormai ci sono da un po' di tempo fino ad arrivare lì. Dove siamo ora c'era un campo una volta, un campo di grano, coltivavano questo campo di grano, noi abbiamo acquisito tutta quest'area e abbiamo iniziato i lavori nel 2010, l'abbiamo inaugurata nel 2012, è diventato un parco di svariati ettari a verde, ci sono oramai sono 8 piscine di cui queste 3 sono più fredde, sono estive. Questa è un po' la peculiarità del termalismo di Rapolano, perché a Rapolano ci sono sempre stati storicamente bagni caldi, bagni temperati, bagni freddi. Il pozzo principale è il bagno caldo perché ha l'acqua a 39 gradi, noi abbiamo fatto ricerca con altri pozzi con acqua a 34 che utilizziamo per la parte estiva, questa è la parte aperta solamente in estate, che ci permette di avere piscine termali a temperature più basse in un parco meraviglioso come questo, ed è la garanzia del successo almeno che abbiamo avuto finora. Finora. Ecco, parlando proprio di questo grande ampliamento che c'è stato in questi anni, chiaramente anche, ora è brutto dire, ma la mano d'opera insomma serve, ci sono molti dipendenti, quindi possiamo avere anche un po' di dati, quante sono le persone che lavorano all'interno di Terme Antiche Quercioraie e che tutti i giorni offrono il servizio ai cittadini e ai turisti che arrivano. Dunque, questa è un'azienda che l'anno scorso, il 2023, ha fatturato il record di sempre, più di 3 milioni e 200 mila euro, dal lavoro diretto a circa 35-40 persone. Abbiamo poi in affitto di ramo d'azienda la parte di ristorazione, dove ci sono almeno un'altra ventina di dipendenti tra cucina e servizio, quindi diciamo che è un'azienda che dà lavoro a circa 60 persone. E come dicevo prima, per noi il personale è il motore di tutto quello che facciamo. Senza la qualità del personale non avremmo i successi che abbiamo e quindi siamo felici e orgogliosi di avere queste persone che stanno bene con noi e danno il loro massimo e fanno sì che le persone sentano anche un'accoglienza di un certo tipo. E questo mi sembra fondamentale. Abbiamo terminato il nostro giro con il direttore generale Alessandro Fabbrini, che ci ha illustrato un po' tutta la parte viva dell'antica Quercioraia. Ovviamente direttore, grazie mille per il giro, grazie. E buon lavoro e buona serata, buona grazie. Inaugurazione. Grazie mille.